Come storia ci conoscono anche per presentare sempre vinili delle novità. Il tiramisù era un'ottima occasione per renderci ancora più visibili e poi perché comunque il prodotto, come dicevi, è legato al territorio e lo facciamo con il Prosecco, perciò questo è sicuramente dare continuità a due prodotti straordinari. E non è solo tiramisù, perché la storia al vinili presenta anche un Ribol sfumante, che è comunque una valida alternativa a livello bollicine a quello che già facciamo da tanti anni, ed è, sta avendo veramente un riscontro molto interessante, che perché è un prodotto che piace, è un prodotto molto elegante e che ben si sposa e si integra con il nostro portafoglio prodotti. Quest'anno noi qua proprio al Vinitaly stiamo presentando ovviamente il tiramisù, lo sfumante italiano, quindi comunque di base ovviamente di Glera e altre uve aromatiche sempre della zona, rigorosamente della zona. Noi proprio oggi, difatti, qua a mezzogiorno stiamo avendo questo cooking show dove ci sarà presente il campione del mondo del tiramisù, che si è tenuto il primo mondiale proprio l'anno scorso, e poi dopo ci sarà presente Luca Zaia e il presidente della Federazione Italiana Pasticceri. Il tiramisù praticamente è uno sfumante, come dicevo prima, di uve rigorosamente della zona, è un dry, quindi un 32 grammi zucchero, quindi bello amabile, e che si accosta logicamente con tutto il tiramisù e tutti i dessert cremosi. Però noi abbiamo voluto assolutamente abbracciare questo progetto del tiramisù, il progetto comunque del campionato del mondo, perché alla fine, quando si parla di storia, si parla di Prosecco, quando andiamo in giro per il mondo vediamo che comunque il tiramisù è conosciuto in tutto il mondo, in tutto, difatti il tiramisù è il dolce, quando si parla comunque con qualsiasi importatore è il più conosciuto, è quello che poi dopo tutti quanti riconducono all'italianità, quindi per noi è il minimo ovviamente farci da sponsor logicamente del Prosecco, ma in questo caso anche diciamo pubblicizzare e sponsorizzare comunque anche un dessert della zona, perché comunque è sempre importante incentivare tutto il turismo enogastronomico. Tiramisù è il dolce che tutti fanno in casa, è il dolce assolutamente facilmente realizzabile con prodotti che si trovano, ma poi che sia a Treviso non c'è dubbi, non c'è un locale a Treviso che non ti offra il tiramisù, e penso che questo sia l'elemento simbolo di quello che è la storia di questo prodotto. La storia è un'azienda della tradizione, un'azienda di gente che si impegna, la storia porta bei risultati e ogni anno belle novità, per cui aiuta a crescere, a far crescere il territorio. Per me è un onore essere qui oggi e sono sempre più orgoglioso di portare questo prodotto a conoscenza di tutto il mondo, veramente è un onore. È stata una soddisfazione enorme, inaspettata soprattutto, e quindi tutto questo che sta arrivando per me è tutto un in più, è tutta una sorpresa, e quindi di conseguenza me la sto vivendo giorno per giorno, però è un'emozione indimenticabile. La davvero. Tua passione per questo dolce quando è nata? Ma è nata sin da piccolino, quando guardavo i miei genitori cucinare a casa, vedevo mio papà sfornare le prime torte, le prime pizze, quindi di conseguenza io sono nato vicino ai fornelli, e da là ho iniziato pian pianino a cimentarmi nella cucina, poi nella pasticceria, ho fatto la scuola alberghiera, e da là un giorno ho detto va bene, proviamo a fare questa gara, e è andata bene.